Se tutte le notti fossero tranquille come questa, l'uomo ragno sarebbe disoccupato. E sinceramente, spero che questa tranquillità possa durare. Qui Società Energia Elettrica di New York. Sì, signore, qui è tutto tranquillo. C'è l'uomo ragno! Non posso, i telefoni non funzionano! E io che pensavo fosse una notte tranquilla. Ehi, ma cosa sta succedendo? Ne sparisce un altro! Abbiamo perso New York! L'intera costa orientale è in blackout. Sì, signor Presidente. Tutti i nostri satelliti per le comunicazioni sono semplicemente svaniti e stiamo facendo il possibile. Signor Presidente! Signor Presidente! Beh, pare che tutto stia finalmente ritornando alla normalità qui intorno. Bene, ma per quanto? Passiamo alle notizie sportive. Ehi, ma che cosa succede? Qualcuno ripari l'antenna! Il lavoro dell'uomo ragno non è mai finito. È appena pervenuto un comunicato speciale. Il responsabile del blackout di ieri sera sulla costa orientale sta boicottando in questo momento le trasmissioni televisive. Ah, bene, già sono in ritardo alla lezione del dottor Goddard sui satelliti e le comunicazioni di massa. Se perdo un'altra lezione, mi boccerà. Cittadini di New York e del mondo, ascoltate la mia voce. Ieri sera sono stato io, il dottor M, a distruggere le vostre comunicazioni, a far piombare le vostre città nel buio completo. E quello è stato un piccolo esempio dei miei poteri. Quel tipo deve essere senz'altro un pallone gonfiato. Le mie condizioni sono semplici. 100 milioni di dollari in oro in cambio della restituzione dei vostri satelliti per le comunicazioni. Solo così la vostra città potrà continuare a usufruire dell'energia elettrica. Avete 3 giorni per decidere. Ma che significa? Chi era? Ma qualcuno non può impedirglielo? Così ho 3 giorni di tempo per rintracciare questo misterioso dottor M e scoprire i suoi piani. E solo 3 minuti per arrivare in tempo alla lezione del dottor Goddard. L'improvvisa mancanza dell'energia e delle comunicazioni di ieri sera appare in effetti ancora più strana se consideriamo il fatto... Ehi, Parker! Voglio vederti nel mio ufficio dopo la lezione. Tutto solo perché qualche volta sono arrivato in ritardo. Veramente sono arrivato in ritardo ad ogni lezione. E ora mi tocca portare a stampare questa stupida tesi del dottor Goddard. Sono 20 anni che il dottor Goddard lavora su questo libro.
Se dovessi perdere qualche foglio. Ah, ce l'ho fatta. Tra questo misterioso dottor M e il dottor Goddard, è da più di un giorno che non dormo. Fortunatamente mi basta un paio d'ore di sonno per recuperare. E grazie al cielo più niente ora potrà togliermele. Oh, Peter! Tranne zia May. Non posso farmi vedere a letto, penserebbe che sono malato. È aperto, zia May. Rimarrai sempre un mistero per me, Peter. È davvero incredibile che tu riesca a entrare qui dentro senza che io ti veda. Lo puoi ben dire. Ah, oh, stai studiando greco, caro? Sì, sì. Peter, da un po' di tempo a questa parte lavori troppo. Non ti concedi mai un piccolo riposo. Forse un sonnellino pomeridiano. Oh, a proposito, ha telefonato quel simpatico dottor Goddard e mi ha pregato di ricordarti che stasera avrà luogo il lancio di un satellite. Il nuovo satellite per le comunicazioni internazionali. Ma certo. Se il nostro misterioso dottor M vuole interrompere tutte le comunicazioni, dovrà impossessarsi di questo razzo. Prima però dovrà vedersela con l'affezionato amico qui presente, l'uomo ragno. Ci è stato comunicato che potremmo avere guai stasera. Perciò sparpagliatevi e tenete gli occhi ben aperti. Finora i miei sensi di ragno non hanno intercettato niente di strano. Un presentimento sbagliato? Oh oh. Ma sei l'uomo ragno! Allora ci sei tu dietro la scomparsa dei satelliti. Questo però non l'avrai, ora chiamo subito. Statene qui buono e tranquillo fino a quando non tornerà lo zio ragno. Continua il conto alla rovescia. Il lancio avverrà tra 5 minuti. Ripeto, tenetevi pronti. Il lancio avverrà tra 5 minuti e 50 secondi. Che sciocchi! Che sciocchi! Ho perlustrato ogni angolo di questa base e non c'è traccia del dottor M. Forse il mio presentimento era... Beh, forse le mie antenne avevano ragione, dopo tutto. I miei sensi di ragno mi avvertono che ci sono guai in vista. Ora voglio vedere chi è in realtà questo dottor M. Il misterioso furfante deve essere timido. Strano però, non riesco proprio a immaginarmelo un furfante timido. Forse la mia macchina fotografica automatica mi aiuterà a mettere tutto a fuoco. E adesso un'ispezione a sorpresa. Mancano 4 minuti al lancio. Già, ancora 4 minuti e poi il mondo intero sarà testimone degli immensi poteri di Magneto. Con il mio amplificatore magnetico sono in grado di moltiplicare fino a 1000 volte i miei poteri magnetici. Mancano 3 minuti e 30 secondi al lancio. Tutto in funzione. Persino la partenza dei motori di un razzo apparirà ridicola paragonata alla mia grande potenza. Ed ora vediamo chi c'è dietro la porta numero 1. Cosa? L'uomo ragno! Magneto, avrei dovuto immaginarlo. L'avermi scoperto non ti servirà a niente. Un raggio a sospensione magnetica ti terrà fuori dalla circolazione per un bel po'. Che cosa? Quassù, testa di rapa. È stato quasi troppo facile. Attenzione lì sotto. Non essere idiota, miserabile insetto! Io sono in grado di controllare tutta la forza magnetica dell'intero pianeta! E tu credi che una stupida ragnatela possa fermarmi?
Beh, perlomeno ci speravo. Sarebbe divertente restare qui a trastullarmi con te, uomo ragno. Spiacente, ma non ho tempo ora. Ti prego di accettare la mia ospitalità. E mettiti pure a tuo agio. E adesso devo fare uso dei miei poteri magnetici per fermare quel razzo. Manca un minuto al lancio. Tutti i sistemi in funzione. Tra un istante, tutte le apparecchiature saranno ferme. Non ti stanchi proprio mai di giocare a fare lo scienziato, testa di rapa? Uomo ragno! Mi fa piacere constatare che ricordi il mio nome. Peccato però che dimentichi di quale agilità sia capace un ragno. Il tuo trucco, mi dispiace per te, non ha funzionato. Ti ho sottovalutato una volta, miserabile insetto, ma ora non mi sfuggirai più. Arrenditi, sciocco! I tuoi poteri non sono neppure paragonabili ai miei. Allora, come vuoi tu, pallone gonfiato? Ed ora di corsa a scattare le foto del lancio per il dottor Godda. Ecco quella che si suol definire una bella foto. Sapevo che se mi fossi finto morto avresti lasciato perdere ogni precauzione. Questo ti sia di lezione, miserabile insetto! Mancano 10 secondi al lancio. Meno 9, 8, 7, 6. E ora mettiamo 5, in opera tutti i miei poteri 4, supermagnetici. 3, 2, 1, via! No! È impossibile! Quel razzo ha una spinta di oltre 1.000.000 di libbre! Niente può trattenerlo! No! Fermo! È partito! Dunque, sei stato tu, pazzo miserabile insetto! Oh, sciocchezze, non è stato difficile. Neanche a me sarà tanto difficile impartirti la lezione che meriti!